Ciao a tutti e benvenuti a Cucinare con Francesca. La video ricetta di oggi sarà il riso gratinato in forno con broccoli. Per preparare il riso gratinato con il cavolo broccolo occorrono mezzo chilo di cavolo broccolo, 2 etti di riso, 4 cucchiai di formaggio grattugiato secco, pane grattato, sale quanto basta. La ricetta è molto semplice, basta solamente spezzettare grossolanamente il nostro cavolo e metterlo in una casseruola. Una volta spezzettato, dobbiamo aggiungerci 1 litro di acqua, o anche più, insomma, deve essere bellino coperto. Aggiungiamo un pizzico di sale e mettiamo a bollire. Aspettiamo che la pentola prenda il bollore. Mi ero dimenticata di dirvi, ma occorre anche una puntina di un cucchiaino di curcuma, che dà quel bel colore dorato. Vedete? Adesso la nostra acqua bolle. Aggiungiamo semplicemente il riso. Lo facciamo cuocere insieme al nostro cavolo. Praticamente si deve restringere tutto. Allora, vedete, dopo alcuni minuti già comincia a assorbire l'acqua. Comunque deve essere tutto ben asciutto appena il riso è cotto. Se tante volte vi dovesse rimanere un pochino d'acqua, appena il riso è cotto, la scolate via con la pasta. Vediamo dopo, deve bastare così. A dopo. Il nostro riso adesso è cotto, vedete? Adesso lo mettiamo in uno zucchero. Ha completamente assorbito l'acqua. Ripeto, se dovesse esserci un pochino d'acqua, lo scolate. Aggiungiamo il formaggio, questi sono 4 cucchiai di formaggio grattugiato, di quello secco. Mescoliamo. È un piatto veloce e leggero. È tutto messo. Adesso prendiamo una tela al forno. La ungiamo. Ci si può mettere anche del burro, ma così viene più leggera con l'olio. Con il burro verrebbe più ancora più gustoso, quindi rimaniamo sul leggero. Poi spargiamo per benino. Poi ci tiriamo un pochino di pane grattato, che gli dà quella croccantezza. Adesso mettiamo il nostro riso.
facciamo per benino, lo livelliamo. Altro formaggio, anche qui saranno 2-3 cucchiai di formaggio grattugiato sopra. E ancora del pane grattato. Adesso lo inforniamo, a forno già caldo a 250 gradi per circa 10 minuti, si deve solamente indorare sopra. Ma dopo. Ed ecco qua il nostro riso gratinato con i broccoli è pronto, adesso non resta altro che impiattarlo. Ed ecco qua che il nostro risotto è pronto, è davvero buono, gustoso, facile da preparare ed è molto leggero. Se vi è piaciuta questa ricetta lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. A presto!